Luca Lodi era un grandissimo gol! Numero! Mamma che gol! Finale di primo tempo tra Sparta e Virtus Napoli, su un risultato di 1-0 per Sparta. Andiamo a parlare con giocatori della Virtus. Risultato di 1-0 per lo Sparta, partita super già equilibrata, però non riuscita ad essere incisivi davanti. Cosa è mancato alla tua squadra? Un po' di nervosismo. Tanto nervosismo in mezzo al campo, quindi a causa di questo non riuscite a manovrare il gioco. Sì, ci vuole un po' più di controllo. Per il secondo tempo, quindi, cosa c'è da migliorare? Quale reparto è parlare più difficoltà? Di meno. E giocare di più. Va benissimo, ringraziamo il giocatore della Virtus Napoli. Se ne andiamo a parlare con l'estremo difensore Sparta. Sto acciaccato. Splendida la parata sul calcio di punizione, un po' infortunato, però se l'è cavata molto bene. Primo tempo vi vede in vantaggio di 1-0, riuscite a essere incisivi lì davanti. Qual è la vostra marcia in più rispetto agli avversari? Nessuno, in questo momento stiamo a retromarcia. Sinceramente giochiamo, le altre partite abbiamo giocato meglio. Stiamo soffrendo, anche se siamo in vantaggio, però cercheremo di riprenderci il secondo tempo. Quindi per il secondo tempo cosa c'è da migliorare? Sicuramente movimento senza palla. Va benissimo. Un po' di più. Ringraziamo il Grazie. Portierone della Sparta e ora l'inizio del secondo tempo. Un saluto. Sì, c'è una partita tra Virtus Napoli e Sparta, finita 5-1 per la Sparta. Siamo qui con il migliore in campo, Danilo Ioro, e con il migliore dei suoi, Vetrano Elio. Cominciamo proprio da Vetrano. Vetrano, oggi sei partito in panchina, sei andato a partita in corso, è stato il tuo l'unico gol, diciamo quello della bandiera. Dici un po' com'è andata oggi. La partita è stata molto molto importante. Giocavamo con una squadra alta in classifica. Schema era ottimo, un primo gol sicuramente con gli avversari che hanno veramente battuto una buona azione, abbiamo tenuto fino alla fine del primo tempo, il secondo tempo ci siamo lasciati un po' andare. Vabbè, il nostro attaccante del secondo tempo, scusate se ti interrompo, all'inizio del secondo tempo avete giocato bene, sì. Poi hanno trovato il secondo gol e lì vi siete un po' smontati. Siamo smontati, poi è uscito Salvatore, probabilmente si era stancato, spompato tutto il primo tempo, sono entrato io, però comunque tenevamo il problema comunque al centrocampo, quindi i ragazzi poi avversari sono sicuramente meglio, ho fatto il gol ma comunque non ce l'abbiamo fatta, complimenti agli avversari. Ok, vogliamo salutare qualcuno? Sì, tutta la squadra, il presidente e tutti gli amici, grazie. Ok, bocca al lupo, ci vediamo alle fasi finali. Ok, grazie, bocca al lupo. Andiamo dal migliore in campo, Danilo Ioro, autore di un gol che ha sbloccato la partita e dell'assist che diciamo l'ha chiuso. Sì, diciamo che è andata abbastanza bene, loro erano comunque ultimi, però se la sono giocata veramente fino alla fine. Credevamo fosse più facile in verità, dico proprio la verità, però alla fine l'abbiamo spuntata. Questo Sparta si classifica tra le prime posizioni, quindi puntiamo alla vittoria finale. Spero di sì, facciamo sempre gli scongiuri, però quello è l'obiettivo sicuramente, arrivare più avanti così. Ti vogliamo dedicare il gol a questa Lo dedico alla mia ragazza che me l'ha chiesto spesso, dato che l'ho fatto stasera, lo dedico, e al mio amico Marco. Va bene? In bocca al lupo. Grazie, crepi. Ciao ragazzi.